Il nostro viaggio nel Rajasthan prosegue verso Jaisalmer, l'ultima città indiana prima del deserto. La zona è caratterizzata da un deserto roccioso fatto di arbusti e sterpaglie. Poi il deserto diventa sempre più presente e piano piano si fanno strada le prime dune di sabbia. Jaisalmer dista 308 km da Jodhpur e la strada corre dritta per chilometri senza mutamenti. I villaggi diventano sempre più rari e improvvisamente dal nulla qualcosa appare sulla linea imperfetta dell'orizzonte. Come un miraggio, come una favolosa astronave di un racconto di fantascienza appoggiata sulla sabbia, prende forma la sagoma del forte di Jaisalmer, costruito su una rocca in pieno deserto del Thar. Avvicinandosi tra le dune appiattite dal vento, è praticamente impossibile staccare gli occhi da quella sagoma ammagliante che è la più antica e la più suggestiva città del Rajasthan. Jaisalmer, chiamata la città d'oro per il colore dell'arenaria con cui è stata edificata, con i suoi 99 bastioni sembra davvero uno dei luoghi leggendari da mille una notte. Solitaria e fiabesca, appollaiata sulla collina di Trikuta, dal 1156 svetta come un gigantesco castello di sabbia nel deserto del Thar, crocevia sulla via della seta tra l'India e l'Asia centrale. Il forte è il più antico del Rajasthan. Le mura di cinta si estendono per 5 km di perimetro, sono alte 9 metri e contano 99 bastioni ancora intatti. L'assemblaggio delle fortificazioni venne fatto a secco, seguendo una tecnica di incastro di ogni singola pietra nell'altra, caratteristica che fa del forte un edificio indistruttibile resistente anche ai terremoti. Jaisalmer è la città d'oro del Rajasthan, uno dei posti più incredibili da visitare. La più famosa città del deserto rajastano, unica con il suo fascino di fortezza tra le sabbie. Richiama una specie di Orvieto del deserto, con quella sorta di rocca sulla quale la città è distesa e puntellata, rialzata rispetto all'arida pianura circostante. È una città pittoresca, dall'atmosfera medievale, immersa in gloriosi racconti di storia. Nessun altro luogo rievoca, meglio di Jaisalmer, l'antico splendore del deserto e le esotiche vie degli scambi commerciali del passato. Prende il nome dal Maharaja Jaisal ed è stata fondata nel 1156. In lingua locale significa collina del forte di Jaisal. A causa del seducente colore dell'arenaria utilizzata per la maggior parte degli edifici, la città è diventata famosa come la città d'oro e la capitale del deserto dell'India. Le sue mura color ambra in un deserto di dune e di terra gialla erano un miraggio per i mercanti arabi ed europei. L'accesso principale al forte si trova sulla piazza centrale. Salendo verso la sommità del forte, circa 100 metri di dislivello, si superano quattro porte. Questa è la seconda porta. Vi è poi la porta di Ganesh per arrivare infine alla porta dei venti, dalle cui finestre traforate le donne di corte erano solite gettare fiori profumati all'ingresso del Maharaja in città. Questa è la piazza centrale del forte su cui si affaccia il maestoso palazzo del Maharaja, costruito in epoche diverse e via via arricchito con sale e balconi traforati in arenaria gialla che offrono una splendida vista sulla città sottostante. Ha ben 7 piani e vicino si trovano altri 4 palazzi che ospitavano regine e concubine.
Sempre all'interno del forte, una via stretta fiancheggiata da bellissime aveli e dove corrono gruppi di bambini e circolano libere le mucche, ci apre la vista dei templi jainisti del forte. Il tempio di Chandra Prabhu è sormontato da numerose cupole chiamate Shikara, picco montuoso, che decrescono verso l'alto. Il tempio di Chandra Prabhu fu costruito nel XV secolo. L'interno è raccolto intorno a una stanza sferica abbellita da un colonnato connesso da ghirlande a forma di arco acuto. Dalla cupola decorata da geometrici sbalzi e da un rosone centrale emergono statue di giovani danzatrici in coppia, le apsara, dalle forme sinuose. Nella piccola stanza del culto riservata ai monaci emerge lo sguardo stregato del candido Tirthankara in meditazione. Anche le statue collocate nelle nicchie intorno alle pareti raffigurano i Tirthankara, i profeti che indicano la via per l'illuminazione, scolpiti in lucente marmo bianco nella posizione del loto con uno sguardo ipnotico che strega il visitatore. La bellezza del tempio è la complessità delle sculture presenti sulle numerose colonne che formano porticati aperti. Statue di sinuose e sensuali ragazze danzanti, le apsara, emergono dai rilievi che circondano intere colonne. Ghirlande di fiori collegano colonne poste all'ingresso delle camere interne. Ammiriamo questa raccolta di Tirthankara immobili nella loro meditazione di pietra. I templi jainisti di Jaisalmer, costruiti con pietra arenaria gialla all'interno delle mura del forte, sono 7 e sono collegati tra loro da vari accessi, scalette interne e intricati corridoi. Perseguitati dai musulmani, alcuni jainisti trovarono rifugio nel forte e qui costruirono questi templi risalenti a un periodo tra il XII e il XVI secolo. Accanto alle sculture che raffigurano amanti intrecciati, vi è anche il dio indù Ganesh. Il jainismo sorse in India nel VI secolo a.C., contemporaneamente al buddismo, ma non è mai diventato una religione mondiale. Oggi costituisce la professione di fede di circa 3 milioni e mezzo di persone.
I jainisti, anche se non credono a un creatore supremo, ammettono l'esistenza dell'anima. Anzi, tutto ciò che esiste possiede un'anima, quindi anche le piante, gli animali e persino l'acqua. Da questo proviene l'estremo rispetto per la vita e per ogni essere o cosa, che si esprime con il concetto della Ahimsa, la non violenza, il primo e il più importante dei comandamenti dei Jain, concetto a cui tanto attinse il Mahatma Gandhi. È per questo che molti monaci portano all'estremo questa osservanza, coprendosi la bocca con un telo, per non uccidere insetti che possono casualmente entrarvi. Proprio per non uccidere alcun animale, i seguaci di questa religione sono vegetariani, non hanno mai lavorato la terra e si sono rivolti al commercio e alla finanza. Attraverso un corridoio interno entriamo nel piccolo e tranquillo tempio di Rishabdev, dedicato all'omonimo 24esimo Tirthankara, costruito nel XVI secolo. L'architettura è come quella dell'altro tempio. Su una parete si trova un bellissimo gruppo scultoreo che rappresenta i santoni jainisti nell'atto di meditazione. Splendide statue di dei e apsara sono scolpite sui pilastri, in tutto sono 6.666. Colpisce l'eleganza della sala di preghiera con le statue delle danzatrici. Facile restare abbagliati davanti a una veli, i palazzi costruiti dagli antichi mercanti tra il XVII e il XIX secolo. Di fronte ad essi è come se i racconti delle Mille e una Notte fossero finalmente realtà. Le aveli erano veri e propri status symbol degli antichi mercanti della regione, una testimonianza nella pietra viva della ricchezza di una zona dell'India che in passato ha vissuto uno sviluppo commerciale incredibile grazie alla sua posizione nevralgica per le vie carovaniere. Alcune aveli sono state trasformate in hotel per permettere di passare la notte nel forte. Al di là della bellezza dei palazzi, l'attrattiva del forte è la vita che ancora scorre con il suo ritmo blando da quasi 1000 anni. Percorriamo a piedi le strette vie e ci lasciamo avvolgere dall'atmosfera antica che emanano i vicoli, le case, i palazzi. Le stradine sono animate da bambini vocianti, donne ingioiellate nei loro coloratissimi sari, commercianti sorridenti che cercano di attirarci nelle loro botteghe, mucche che bighellonano indolenti.
Di stradine intervallate da botteghe e banchi di frutta, fiori, oltre agli inevitabili gadget per i turisti, ci porta su uno dei bastioni della cinta muraria. Da qui si gode una splendida vista della città ai piedi del forte e si ha l'impressione di poter dominare tutto il deserto circostante che si vede in lontananza. Da qui sopra si ha davvero il deserto infinito ai nostri piedi. E poi, qua e là, in mezzo al mare di case basse, spuntano le sagome imponenti delle Aveli. È piacevole osservare dall'alto la città brulicante di traffici, immaginando i mercanti di un tempo, carichi di merci provenienti dall'Asia centrale, dall'Afghanistan o dall'Iran, che portavano tappeti, cavalli o gemme da scambiare con i mercanti indiani di argento, pietre preziose e spezie. Il forte di Jaisalmer, una delle più grandi e ben conservate città fortificate del mondo, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Questo comporta una maggior tutela del patrimonio artistico della città. Il forte è uno dei monumenti più gravemente a rischio, perché la pressione esercitata dalla rete idrica sta compromettendo la sua solidità. Dal 1993 ben tre bastioni del XII secolo sono crollati. Anche le splendide Aveli sono state dichiarate tesori nazionali, quando erano ormai pronte per essere smantellate e imbarcate per essere poi ricostruite all'estero. Oggi sono tutte accuratamente restaurate. Partendo dalla piazza del Mercato Centrale, ci dirigiamo verso la parte bassa della città che si estende ai piedi del forte, dove si trovano le più belle Aveli, come questa dove gli intagliatori non hanno risparmiato un solo centimetro quadrato. E poi un incontro inaspettato che regala comunque un'emozione. In un piccolo tempietto all'angolo di un vicolo, una ragazza alimenta le lampade con il burro chiarificato. Questa spettacolare Aveli era la residenza di un primo ministro ed è ancora in parte abitata. Una statua di elefante in arenaria è accanto alla porta d'ingresso. Finestre, balaustre, balconi, cornicioni, pilastri sono finemente scolpiti nella pietra, più simili a ricami a merletto che a sculture. Su una stretta stradina spicca una costruzione imponente, è la Patvon Khi Aveli, forse la Aveli più spettacolare, è la più ricca e sfarzosa. Si innalza per quattro piani e ha dei rilievi che sembrano merletti di roccia color miele. Sono realizzati con una precisione e una raffinatezza incredibili, tanto che l'occhio stenta a credere che si tratti di pietra piuttosto che di legno. Sono cinque le Aveli che compongono questa casa, ognuna col suo ingresso indipendente ma collegate internamente da passaggi e terrazzi comuni. Fu realizzata tra il 1800 e il 1860 dai fratelli Patva, mercanti di gemme, oro e oppio. Poi si varca la soglia ed è allora che letteralmente si entra in una dimensione fiabesca. La bellezza del palazzo consiste in questi incredibili balconi che si snodano come un labirinto su più piani, in un gioco di luce, di pieni e vuoti. I cortili si moltiplicano come per incanto e sorprendono il visitatore come il dischiudersi di scatole cinesi.
Dal tetto del palazzo ammiriamo il forte e la città che si stende ai suoi piedi. Il nostro albergo, il Suryaghara Hotel, dista 14 km da Jaisalmer, nelle vicinanze del deserto. Da qui iniziano le dune che si addentrano verso il confine con il Pakistan. L'albergo è stato costruito nel 2009. È imponente, maestoso, costruito come un forte d'epoca, ma a tutti comfort moderni. La prima impressione è proprio quella di essere arrivati in una fortezza. Tutto l'albergo è costruito in arenaria color giallo oro, una pietra che, baciata dai riflessi del sole al tramonto o all'alba, regala bagliori incantevoli. In più riesce a evocare alla mente la magia del deserto e le vie carovaniere che un tempo passavano di qui. Sabbia d'oro, mura d'oro, il cielo che al tramonto si tinge d'oro. C'è una bellissima atmosfera in questo fortino turrito che, date le enormi dimensioni, sembra quasi una cittadella medievale. Jaisalmer ha poco più di 60.000 abitanti, un quarto dei quali abitano all'interno del forte, ma un tempo era una fiorente città di 350.000 abitanti. La sua posizione strategica sulla Via delle Spezie, fra l'India e l'Asia centrale, le portò grande ricchezza. A causare il declino della città fu la costruzione del porto di Bombay e l'interruzione delle rotte commerciali con il Pakistan. Le guerre indo-pakistane del 1965 e 1971 le restituirono un po' della sua posizione strategica. La città ebbe la ferrovia, strade asfaltate e vennero costruite enormi basi militari che ora sono la colonna portante della sua economia. Ma anche il numero di turisti comincia a crescere. Thank you.
corso della sua storia, nonostante la sua collocazione irraggiungibile, Jaisalmer ha subito saccheggi e assedi che spesso si concludevano tragicamente con il rito del Johar, il suicidio collettivo, quando donne e bambini si immolavano su pire sacrificali mentre gli uomini si gettavano allo sbaraglio a cercare una morte eroica. Il Johar si teneva solo quando la sconfitta era certa e spesso veniva compiuto con i sensi attenuati dall'oppio. La città fu coinvolta in un Johar nel XIII secolo, in seguito a un assedio durato ben 8 anni. Nonostante queste tragiche vicende, Jaisalmer riuscì tuttavia a contenere i danni arrecati dai Mogul e nel periodo d'oro della città tra il XVII e il XIX secolo vide la costruzione di aveli sontuose. Rientriamo a Jaisalmer percorrendo una strada completamente dritta che segue le ondulazioni del terreno. Da una parte e dall'altra della strada, gli arbusti bassi e spinosi si fanno sempre più spazio, scavano tra le dune e riconquistano terreno. Una porta in arenaria con finestre ad arco e sulla sommità un piccolo tempietto dà accesso al lago Gadisagar. La storia racconta che la porta fu costruita da una cortigiana a cui il sovrano rifiutò di costruire l'edificio in quanto donna impura. La donna, approfittando di un periodo in cui il Maharaja era fuori città, fece costruire il portale e mise sulla sua sommità un piccolo tempio di Krishna. Così facendo, impedì al sovrano di abbattere la porta. Il lago artificiale di Gadisagar risale al XIV secolo. Durante il periodo monsonico si riempie d'acqua e funge da riserva idrica durante il periodo secco. È circondato da numerosi piccoli templi e santuari, alcuni proprio sull'acqua, e attrae durante l'inverno stormi di uccelli acquatici. Vi sono scalinate che scendono verso l'acqua e permettono alle donne di bagnarsi o di raccogliere acqua per i lavori domestici. Facciamo una breve gita pomeridiana verso il deserto per arrivare alle dune di sabbia dove ammirare lo spettacolo del tramonto. Più avanti, verso ovest, il deserto del Thar è tagliato dal confine con il Pakistan, una fascia di frontiera ancora calda, chiusa per ragioni militari. La strada asfaltata finisce fra le dune. Thank you.
Le dune, sotto la spinta del vento, rimodellano continuamente il paesaggio. Qui vivono solo tribù nomadi che si spostano alla ricerca di acqua con bestiame e cammelli, animali preziosi per la sopravvivenza in queste zone. I cammellieri Raikas sono le migliori guide possibili, conoscono la regione alla perfezione e accompagnano i turisti nelle escursioni. Insieme celebriamo la fine del giorno. Ogni sera lo stesso rituale si ripete in questo teatro naturale e quando la luce scompare, voltiamo le spalle come si fa a teatro alla fine della rappresentazione e ce ne andiamo portando con noi un pezzo di quel tramonto e di quello spettacolo. Lo spettacolo con più repliche nella storia del mondo. L'oscurità è scesa all'improvviso dopo un tramonto con i colori netti e sconvolgenti. Godiamo ora della frescura della notte dopo il caldo rovente della giornata. A sera il palazzo color ocra è illuminato da fiaccole e le finestre sono decorate da centinaia di piccole luci. Thank you.
dei tanti cortili dell'albergo, illuminato solo dalle candele, uno spettacolo di musica e danza rajasthane. In questa piccola orchestra conosciamo una serie di strumenti tipici indiani, come tra gli strumenti a corde il sarangi, che si suona con un archetto, il sarod, che viene pizzicato, il tabla, uno strumento a percussione, e l'armonium. L'elemento più caratteristico della danza indiana è il linguaggio dei movimenti. A ogni sentimento, a ogni stato d'animo corrisponde un preciso movimento di tutte le parti del corpo e in modo particolare i gesti delle mani, o mudra, la cui importanza è fondamentale. Dove va la mano va lo sguardo, dove va l'occhio va lo spirito, con lo spirito si trova anche il cuore e con il cuore l'emozione.